Attenti a quei due con Francesco e Lidano. Abbiamo anche inserito qualche piccolo elemento natalizio per vivere questo Natale. Perché in fondo sei buono. Non sei come me che sto sprezzante anche dal Natale. Questo non lo so, ma insomma a telecamere spente non sei proprio malvagio. E a telecamere accese sono una rovina. Sì. Senti, ma... Sei più alto o più basso di me? Ti piace una cosa alta o bassa? Queste categorie sono estetico. Estetico. Non perché alto o basso, perché stai facendo queste cose? Che hai partorito? Perché no. C'è un canovaccio. L'alta diagnostica, la bassa diagnostica, bellissimo, la media diagnostica. Oh, guarda, sono dispiaciuto di non averlo fatto io, guarda, sono invidiosissimo di quando hanno fatto la bassa diagnostica, mi è piaciuto tanto, mi sono divertito, appena ho visto la locandina ho cominciato a ridere. Vabbè, ho fatto la mina 8, perché quando sono bravi, insomma. È soltanto che loro non ci citano mai, questo è un guaio, perché... Citassero. Perché ogni tanto una sorta di competizione sana, come quella che facciamo noi, andrebbe bene, però insomma... Noi li abbiamo citati perché questa volta il titolo era carino. Intanto così carino. Bravi. Ma ce lo diciamo da soli, quanto sei bravo. No, ma però tutti i regoli di questo mondo. Bassa e alta diagnostica è carina questa cosa, perché non si capisce perché l'alta diagnostica prima, non si capisce perché bassa. Secondo me, però la linea bene comune si arrabbiata. Arriveranno la media. Alla mediocritas, che è la condizione normale nostra. Alla media diagnostica. Alto e basso, c'hanno una dignità, stanno in alto, noi siamo sempre nella mediocrità. Quindi sarà la mediocre diagnostica. In politica si dice sempre, bisogna colpire la pancia degli elettori, che sta a metà. E quindi... Fortuna che non colpiscono più in basso, perché farebbe, creerebbe del dolore. Ma comunque la mediocre diagnostica è no, cosa potrà accadere insomma tra il comune di Atena, la presidente della ma senti, è chiaro la mezza diagnostica dalla regia, la mezza diagnostica. Succederà quello che succede dappertutto. Io per esempio, quando è iniziata questa discussione della diagnostica, subito ho fatto una visita all'intermodale e lì ho capito. Poi sono andato all'Ipsos e mi sono illuminato. Poi sono andato alla cittadella giudiziaria e mi sono innamorato. Vedi, noi facciamo queste cose bellissime che rimangono estetiche. Così, cioè noi abbiamo una bellezza ipotetica, siamo una città ipotetica. Quindi avremo la diagnostica né alta, né bassa, né mezza, ma ipotetica. Come il volo del tacchino, come dice Gabber, cioè che non vola, rimane a terra. Ecco, noi siamo ipotetici, noi abbiamo intermodale ipotetico, sì, però, è tutto ipotetico. Però in ipotesi si sono investiti, insomma, si sono investite risorse. No, investiti sono pochi, perché si sono investite risorse su questo progetto. Si riuscirà questo... a termine oppure... Alla Dina. Tu hai mai visto una prova finita alla Dina? La Dina è infinita. Cioè non finirà mai, è in itinere. Il mio grande filosofo della mia vita, che è il mio amico Damiano, quando siamo passati a Spinaceto, Damiano, il mio amico Damiano, un grande filosofo di cultura greca, e quando siamo arrivati, filosofo è. Ma non quello, è un altro, quando siamo arrivati a Spinaceto, ha guardato e ha detto, oh lì, ma su 2000 anni che ha fatto Roma ancora non l'avevo finita, perché c'erano le gru che stavano continuando a costruire. Ecco, l'alta diagnostica sarà così, fra 2000 anni saranno con le gru ancora a costruirla. Alla prossima volta.